In questa immagine, dedicata alla figura del cieco nato, c'è una contemporaneità di due azioni. Nella prima vediamo Gesù che, spalmato del fango sugli occhi, dice al cieco nato: vai a lavarti alla piscina di Sinoe. E nella seconda scena il cieco nato va. Era il cieco che chiedeva l'elemosina e diventò un discepolo di Gesù, un inviato. L'icona ci fa vedere come Gesù ci rigenera, ci rinnova. Anche qui torniamo alle origini. Gesù sputa per terra, fa un po' di fango con le dita e lo passa sugli occhi del cieco. Quel fango ricorda l'argilla della creazione con cui Dio ha formato il primo uomo. La piscina di Siloe, poi, vicino alla porta di Anna a Gerusalemme, dove il cieco nato chiedeva l'elemosina, ci ricorda il fonte battesimale. Si torna a vedere con gli occhi, ma anche con gli occhi dell'anima. Tutto avviene davanti a Pietro e a Giovanni, che sono i due discepoli prediletti di Gesù, e rappresentano Pietro la chiesa istituzionale e Giovanni la chiesa dell'amore, che si confermano e si uniscono l'una con l'altra. L'albero della vita ricorda ancora il principio, il giardino dell'Eden, l'inizio di tutto, e le mura di Gerusalemme ricordano la città santa. Il cieco incontrerà il rifiuto dei farisei e dei suoi stessi genitori, che non lo riconoscono più per non essere mandati via dal Tempio, perché lui ora crede in Gesù.